Ti faccio una domanda relativamente alla strumentazione, no? Tu da anni, come dicevi prima, utilizzi l'MTD, Sì, è il tuo basso il mio storico, basso diciamo, storico, sì. quello che ti sei, diciamo, portato dietro da tempo. Però appunto adesso qui abbiamo un allevacoppolo, tra l'altro non capita spesso di vederlo, sono contento di potermene vedere uno. Ma poi ecco, strumentazione è una parte importante del tuo lavoro, del tuo suono, diciamo. La strumentazione, come ti dicevo prima, è quella che ti aiuta a trovare un po' una personalità, no? Io alla fine, fondamentalmente, come ti raccontavo oggi, sono arrivato all'MTD perché mi piaceva il Bengay, che è questo legno del manico, no? Il Bengay è un legno che stava nei Warwick e a me è sempre piaciuto questo lato di media, pur avendo alte e basse, insomma, e cioè questa media caratteristica, Molta anche punta, sì. molta punta, che è. La media è un fattore fondamentale negli strumenti, che è quello che dà l'intelligibilità, no? Siccome io fondamentalmente il gusto mio personale tendo, è un po' anche la mia caratteristica, avere dei suoni un po' grossi, insomma, rotondi, scuri, definiamoli, il fatto di avere questa media aiuta l'intelligibilità, insomma, caricando lo strumento particolarmente rotondo rischia che però nei passaggi non si capisce le Esatto. note. Allora, quindi però, come vedi, c'è tutta una ricerca che alla fine trova questa sintesi nel fatto che ho trovato uno strumento fra legni, combinazioni, posizioni, una cosa che si avvicinava a questo fattore. Eppure mancando di altre cose, perché per esempio questo non c'è un bellissimo suono al ponte, no? Quindi non imita molto il suono del Fender in un certo qual modo. Però l'ho fatto mio e quindi ho cercato di trovare il più possibile, di tirare fuori il più possibile da questo strumento, ok? Per anni. Mi ha aiutato a trovare una personalità, capito? Quindi questo lo considero una cosa fondamentale. Poi dopo entra la professione, quindi entra il fatto che tu comunque devi essere pronto ad affrontare vari tipi di situazioni lavorative e quindi si crea l'esigenza di avere quelli che sono gli elementi base, lo chiamo, no? Un buon precision. Un Fender Jazz anni 60, un Fender Jazz in acero frassino e tutta una serie di strumenti che fanno parte della storia della musica, che sono indispensabili. Avere uno strumento con le corde lisce oggi per esempio è indispensabile, però lo fai dopo, lo fai quando poi è diventata professione, quindi vai a cercare il timbro che ti manca. Ripeto, io alla fine ho preso la levacoppo perché cercavo un suono Fender, diciamo in direzione Fender Jazz. Cinque Ho corde, fatto 5 corde perché poi mi serve per lavorare, che questo non ha in certo qual modo, cioè quel tipo di sonorità lì. Però non l'ho fatto da subito, in modo che non disperdi anche l'energia e l'attenzione in mille suoni diversi, ma cerchi di trovare uno strumento che ti rappresenta e cerchi di tirare fare il meglio da quello, con, come dicevo prima, regolazioni, posizione, altezza dei pickup, tutta una serie di fattori che se c'hai troppi strumenti ne perdi un po' il controllo. ma parlando proprio di suono, per la scelta delle corde, no? Che è un altro Sì, elemento elemento fondamentale. Le fondamentale. cambi in base allo strumento, immagino, quindi. Allora, guarda, io fondamentalmente uso DR da 20 anni, proprio io diciamo, ti dico i fattori che cerco in una corda che per me sono fondamentali. La prima cosa che cerco è la stabilità, il fatto che mantenga l'accordatura, che non devi stare sempre a ritoccarla, capito? Che sia e che sia equilibrato fra le varie corde. Perché questo mi permette di. Spesso trovo in altre mute magari che la quinta suona un po' diversa, magari suona un po' più forte. Le DR sono equilibratissime tutti quanti, quindi tu suoni più o meno sempre alla stessa pressione sonora. Reagiscono in maniera molto diversa, molto equilibrata. E nel caso specifico, qui io utilizzo le Fat Beam e le lowrider, che sono praticamente, e quindi le cambio rispetto a che quantità di media mi servono. Le lowrider sono un po' più puntute, aggressive, quindi molto spesso, ad esempio nei palazzetti, nei posti dove l'intelligibilità è un po' faticosa, montare lowrider aiuta anche A bucare un po' di più. a bucare ancora un po' di più. È una corda un po' più dura, un po' più ruvida, sempre 45-130? 125. Ah, 125. E per il discorso del fatto che io suono un po' forte, Ah, tendo a, insomma, suonare molto sul a suonare basso. molto sul si basso, non mi piacciono i si troppo grandi, mi gonfiano troppo. Quindi uso 45-125, acciaio quasi sempre, e
mentre negli strumenti in direzione Fender non disprezzo il nickel. Quest'ultimo periodo sto montando questa muta nuova che si chiama Pure Blues, e sono corde eccezionali perché miscelano tutte le cose positive del nickel e dell'acciaio, cioè sono poco ruvide e suonano insomma con le alte contenute come le nickel, ma hanno diciamo l'elasticità dell'acciaio, sono molto interessanti. In questo tutorial sto utilizzando solo quelle adesso. E per finire poi diciamo la parte, l'elemento mancante, che è l'amplificazione. L'elemento importante è l'amplificazione, che poi allora, dopo, tra l'altro domani parteciperò al soundcheck, tra l'altro un soundcheck molto lungo, ma ne parliamo, solitamente dura dalle 2 ore e mezza, esatto, quindi ci avrai tempo per sentire tutto. Claudio è molto diciamo molto rigoroso molto sul rigoroso. Soundcheck, e faremo proprio un approfondimento on stage del setup, quindi la vediamo direttamente, però ecco, magari due parole le diciamo lo stesso. Allora, proprio per questo discorso che ti dicevo del fatto che secondo me il timbro tu lo devi trovare nelle mani dello strumento più flat possibile, sia di elettronica che di amplificatore. L'amplificatore a un certo momento, quando tu c'hai il suono a fuoco, deve riprodurti questo. E questa è la cosa che io ritrovo nella Mark Bass, il fatto che non colori. Ne sono marche altrettanto importanti nella storia del bass elettrico, che hanno proprio questa caratterizzazione contraria. Cioè, nel senso che aiutano a colorare strumenti magari spesso, come soprattutto strumenti passivi, tipo un vecchio Precision, attacchi a quell'altro tipo di cassa di cui non ti dirò il nome, perché aiuta a colorarlo, ok? Invece la forza, secondo me, la cosa bella della Mark Bass è che tu ti ritrovi il suono tuo subito, molto a fuoco, ok? Non aggiunge dei colori superflui in più, quindi questa cosa la trovo molto efficace. Tu attacchi, lasci quasi tutto flat e subito sei a tuo agio. Tra le altre cose, sono molto reattive, diciamo, a me piace tutto quello che c'è, infatti utilizzo la 4x10, mi piace tutto molto reattivo, molto punch, molto attacco, e quindi io ho la 4x10, insomma quella nuova che fa Marco senza reflex, che è bellissima secondo me. Ho avuto la sensazione bellissima di ritrovare il mio suono amplificato, cioè quello che c'ho in testa dello strumento, lo sento subito in faccia. Invece in altri ampli spesso è come se si offuscasse o si allontanasse, capito? E quindi sono molto molto contento del materiale. Basta, altre cose, insomma, adesso successe, noi abbiamo fatto quasi 70 date col tour scorso, 40 con questo, cioè sono di un'affidabilità, di una, ogni giorno che l'accendi è sempre lì, non c'è mai un problema. Sono, tu sei la Tube 800 come testa? Sono la Tube 800 perché praticamente la sommo la DI, no? Quindi diciamo c'ho la DI e c'ho la Reddy, la DI è bellissima come la vedrai, insomma la DI va a volare, molto bella. Le altre cose, che c'ha sempre questo lato crispy, no? Come lo chiamano gli americani, è croccante perché c'ha la valvola, e quindi c'ha queste altine proprio caratteristiche, frizzantine. Però essendo valvolare è morbida, non c'ha le basse dure, che la uso diciamo per la parte più definita, più di punta del suono. A quel punto la Tube 800 la uso invece per la parte morbidona, lenta del sotto, e quindi ho fatto anche un po' valvolare, la carico anche un po', ed è proprio bella, c'è un bellissimo timbro. Poi dopo domani vediamo proprio il rack, sono curioso. Sì, in realtà è molto, nel senso che è più una gestione di splitter, il fatto che cambio strumenti e la gestisco, cerco di gestire i livelli, però in realtà a livello di suoni è tutto molto flat, naturale, non c'è una pedaliera. Tra altre cose, io ho questo grosso equivoco che nella mia carriera ho sempre suonato con ambiti, soprattutto pop, insomma, dove non c'è bisogno di effetti, insomma, chiaramente non immagini il pezzo di Gino Paoli con Fuzz. E quindi chiaramente io per anni ho avuto pedaliere minimali dove gestisco solo i segnali degli strumenti, cioè l'accordatore, il fatto che il contrabbasso faccia quella linea di segnale, e quindi chiaramente sono considerato uno che non utilizza pedali. Invece io ho la pedaliera più fornita e aggressiva della storia del bassismo italiano,
ma nessuno l'ha mai sentita perché ce l'ho a casa. E infatti devo dirti la soddisfazione anche il fatto di portare in giro il disco mio, che la porto finalmente. gli tolgo un po' di polvere, insomma, che è un peccato, perché invece la passione dei pedali, insomma, la trovo una cosa molto interessante, stimolante, ma lavorativamente in realtà non è mai servita, insomma, perché anzi più oggi, soprattutto il discorso delle sequenze, più il suono è neutro e più va a mischiarsi con tutta una serie di magari casse finte, sintini che stanno già nelle sequenze, più rimane proprio il basso, la fondamentale del basso, e meglio è, più che aggiunge pedaletti e cose strane. Poi chiaramente non suonando molto spesso in ambito proprio rock, non c'è bisogno nemmeno della saturazione, quindi alla fine niente pedaliera purtroppo, ma prima o poi. Cioè, adesso come esce il disco? Sì, è chiaro. Mi dicevi, sempre sugli effetti, piccola parentesi, mi dicevi dell'uso del compressore, che a te sostanzialmente non piace, no? Assolutamente, sono proprio contro, perché. Nemmeno per il bilanciamento fra i diversi livelli dei volumi degli strumenti, perché magari questo ha un livello d'uscita che è diverso rispetto a quello. Allora, partiamo dal fatto che io ho un modo di suonare molto dinamico, quindi sono molto spinta. Okay? Questa cosa, il compressore comunque lo fa sempre reagire, va a chiudere, è normale, perché gli arriva troppo volume, troppo segnale. Esatto. E quindi già partiamo da un rapporto sballato, cioè secondo me il compressore è buono quando tu suoni in maniera abbastanza delicata, ok? Tipo passami per esempio il Fender Jazz, suonato centrale, diciamo, non a ponte. È uno strumento che ha una soglia che suona bene, proprio quando lo suoni leggeri, non devi spingere troppo, che non si schiaccia. Allora, in uno strumento come quello, dove tu suoni magari un equilibrio diverso, il fatto di avere il compressore ti viene magari qualche picco di range naturale, ma se tu suoni già tutto sopra, il compressore fa solo che a cercare di placare, a chiudere il suono. E l'altro fattore poi è che comunque c'è comunque un compressore al banco, cioè comunque il fonico ti comprimerà il segnale perché non vuole che. Perché c'ha il suo equilibrio, perché è abituato al suo quel tipo di compressore, quindi se ne sommano già due. E quindi alla fine lo trovo una cosa che gli toglie il respiro allo strumento, e invece è una cosa bella. Il fatto che lo strumento sia dinamico è una cosa bella, è la cosa che ci piace nei tanti dischi. E quindi è difficile dirti bene, sicuramente. In studio con un compressore da studio più sofisticato che riesce a rendere lo strumento in maniera più naturale, chiaramente c'è un senso, ma dal vivo con un pedaletto che comunque gli arriva segnale subito va a chiudere, e quindi ti trovi una cosa che ti frena il respiro dello strumento prima di suonare, non lo trovo una cosa che non mi è mai piaciuta, capito? Mi sono sempre sentito non libero. Ok, e anche perché poi è bello gestirsi la dinamica, fare dei piccoli cambiamenti dinamici perché il ritornello sta andando verso la strofa, è bello che sia tu a gestirli, capito? Quando tu impari a suonare, diciamo, bene con un equilibrio in tutte le note, il fatto di non avere il compressore ti dà anche un pochettino di margine di avere dinamica, di strappare la nota perché vuoi uscire, di gestirla questa cosa, se no invece il rischio è che lui ti tolga un po' i picchi, ma sia nella maniera ti bilancia tutto. Ti taglia un po' il suono. Guarda, io vedo che poi alla fine molti lo fanno perché gli spara la quinta corda, questo è un pochettino l'idea che mi sono fatto, no? Che magari hanno un equilibrio di suono che gli piace per lo strumento dappertutto, ma poi la quinta gli spinge troppo perché magari. Però, e quindi il compressore va lì che bilancia, la riporta a un pacchetto più equilibrato. Però a quel punto sono delle idee, lavora sullo strumento, cioè passi i gap, prendi un 125 meno che 130, più che schiacciare tutto per non avere chiaramente quel picco sulla quinta che porta fastidio, insomma. Ultime due domande. La prima è legata a un tuo fattore personale, no? Nel senso, come
riprendo anche un po' il discorso che abbiamo fatto in macchina, ma lo faccio volentieri. Nonostante la popolarità, nonostante i lavori a livello veramente eccezionale, no? Come dicevo prima, da top player in Italia, abbiamo dei tour veramente più importanti che ci sono in circolazione, poi mantenendolo negli anni, quindi non è una meteora, nel senso è il consolidamento di un lavoro. Come si resta comunque sia tranquilli, umili, naturali, evitando magari di farsi inglobare da tutto questo, diciamo, mondo che è semplicissimo, è nella proporzione, come ti dicevo prima, di un ragazzo di 18 anni che si deve trasferire a Roma e rimanere in contatto con i giganti dello strumento, no? Se io sono a vedere, vado per esempio spesso a Los Angeles, cerco il più possibile di vedere da vicino, insomma, e un pochettino, per esempio, ci sono uscito col disco mio, sono riuscito a registrare dal vivo con l'aiuta, insomma, fare 4 pezzi, anche siamo un Philips, sì, ne siamo utilizzato il disco anche come scusa, non ho voluto fare niente online, cioè che scambiamo i file, e quindi più per avere il guest e per andarlo a trovare il guest, quindi avere occasione di vederlo da vicino. E quando tu vedi l'umiltà di uno così, che quello veramente ha fatto la storia della musica, chiaramente ti riproporziona tutto, capito? Ti rimette tutto quanto nelle giuste proporzioni, capito? E la prima cosa che metto con l'aiuto quando è entrato in studio, prima di tutto, abbiamo preso l'appuntamento per il giorno ci saremmo visti in studio, però io l'ho fatto a Los Angeles il disco, cioè con la registrazione con lui, è andato molto prima, insomma, perché comunque mi piace, come le dicevo, cercare di mettermi in contatto con i musicisti più bravi. E praticamente lui mi manda una mail e dice: benvenuto comunque in città, noi ci vedremo per il giorno del disco, comunque goditi di questa bella città, che è un piccolo pensiero, capito? Però è una cosa molto carina. E la prima cosa che mi ha detto quando siamo visti per registrare è stato: grazie per aver pensato a me per il tuo disco, che è un gesto di umiltà enorme, no? Di guarda che veramente siamo io e altri 2 milioni di musicisti al mondo che abbiamo avuto questa idea, che non sono stato molto originale, però è l'approccio, capito? Più so così e più sono persone alla mano, quindi questo ti toglie qualsiasi tipo di velleità, perché da nessuno di noi è raggiungibile quello che ha fatto lui, cioè proprio siamo quello è Plutone, ok? Allora se un plutoniano è umile nei miei confronti, ha rispetto per il mio disco, pensa quanti ne ha fatti lui, ha fatto il disco alla Nozort. Il giorno prima che registrava con me era stato a suonare con Airbnb a Dubai. Così. Quindi era atterrato con l'aereo ed era venuto in studio. Voglio dire, potrebbe avere un atteggiamento come minimo. Sono un po' stanco, sai, sono stato lì a registrare con Airbnb. Invece la prima cosa che mi ha detto è grazie di aver pensato a me, e comunque ha suonato come se fosse il disco di Airbnb, non so, capito? Con un rispetto per la mia musica, anche non meriterebbe, no? Nel senso che veramente alla fine, insomma, ha fatto tutto, non deve dimostrare più niente a nessuno. E questo è importante, è avere il contatto con le persone così, e ti rimette subito che, voglio dire, tutti noi siamo in un cammino e che fondamentalmente la cosa che ci accomuna tutti è l'amore per la musica, quello è. Vito Wooden, per esempio, è stato carinissimo, perché per una coincidenza di situazione ha ascoltato il mio pezzo, e era una ballad, insomma, quindi gli piaceva il tema, gli piaceva come aveva suonato il sassofonista, e mi ha detto delle parole carinissime, capito? Che magari una persona di un decimo del suo livello non ti dice, o per gelosia o per mille motivi. Quindi se sono loro così, se sono veramente i numeri uno fuori classe al mondo, sono così, nessuno di noi può permettersi di esserlo, perché siamo 6 miliardi, quelli sono uno, e ne aiuto è uno su 6 miliardi, capito? Quindi tutti gli altri 6 miliardi devono prendere esempio da lui per umiltà e per disponibilità, per amore per la musica. Benissimo. E chiudiamo con una frase che chiedo sempre, nel senso, 3 consigli brevi ma utilissimi per chi vuole approcciarsi a fare questo lavoro, cioè la professione del bassista, che poi non è bassista ma è musicista, però la intendiamo come professione bassista. Quindi 3 cose. L'altro giorno leggevo un articolo di Liz Clark
lei la, che diceva ne dava 5, io sono un po' più economico di tutti. Okay. Quindi tre che secondo me però sono i principi, almeno quelli ci devono essere, secondo te naturalmente. Allora, il primo fattore, e parlavamo oggi del fatto del il lavoro, la professione, a parte contiene mille difficoltà, mille anche frustrazioni, perché magari c'è un lavoro che doveva entrarti, poi salta, e poi il periodo lavori con un artista top, poi c'è periodi di non lavoro, e oggi con la difficoltà che c'è è ancora maggiore questa cosa, c'è il bioritmo del lavoro, di professionista è ancora più ampio, è ancora più vorticoso. Il segreto fondamentale è amare lo strumento, perché male che vada, cioè quello che ti faccio capire, se io non sto lavorando sono chiaramente preoccupato come tutti, no? Cerco di capire per quale motivo, perché magari hanno coinciso due cose, eccetera eccetera, però dall'altro lato c'è una piccola gioia, che è il fatto di avere più tempo per studiare, per fare le mie cose, per finire il mio disco, perché a me comunque a tutt'oggi mi piace tantissimo proprio stare con te e parlare di basso, di provare lo strumento tuo, mi piace proprio starci dentro questa cosa. Allora, questo è il primo fattore fondamentale, devi proprio amarla, deve essere come un innamoramento, capito? Cioè deve essere una cosa che non è una forza, una convivenza forzata, perché ormai fai questo, perché tutti si aspettano questo da te, deve essere proprio che ti piace proprio. Allora, se ti piace proprio, questo ti permetterà di gestire in maniera più sana e anche positiva, nel senso che c'è un periodo che non lavori, tu studi, quindi migliori magari delle cose e rimanendo sereno, e anzi poi ricapita un lavoro dove tu magari riporti tutte le cose, quello che fa, e tutto va avanti in maniera naturale, tu sei sempre sereno. Se invece chi patisce molto i cambiamenti d'umore, perché chiaramente i cambiamenti di lavoro, è perché solo quello conta, non il fatto di l'amore per lo strumento, capito? Ma quello è il primo fattore. Se c'hai avvisaglie che quello sta mancando per qualsiasi motivo, è quello il primo campanello d'allarme del fatto che poi fare questo lavoro diventa faticoso se non c'è quello. Mm-hmm. È quello che è il collante per tutto, è il collante per momenti difficili, è il collante per magari il lavoro che pensavi fosse in un modo e poi non è come ti aspetti, o è il collante per fare, come ho fatto ieri, 6 ore di macchina per essere qui e suonare domani, è il collante di tutto. Quindi quello è fondamentale. La seconda cosa è capire che poi fondamentalmente non si arriva mai, che è un continuo studio, quindi mai avere la sensazione che sia arrivato da qualche parte. E quindi questo non significa essere negativi nel proprio giudizio, ma stimolarsi continuamente, quindi a migliorarsi, a studiare, andare a vedere i concerti, a mettersi sempre in discussione, però quello, come vedi, è sempre legato anche al primo fattore, all'amore, alla vivacità, all'entusiasmo per le cose nuove che stanno arrivando, e essere ben disposti verso il nuovo pure che sta arrivando. La terza cosa è di cercare di suonare quello che ti piace, cioè di non forzarsi a fare delle cose che non seguire la propria natura, quella è la cosa migliore. Se ti piace suonare jazz, anche se rischi che devi fare la fame, fai quello, dedicati a quello, datti anima e corpo e i frutti arriveranno, perché alla fine se tu lo fai con onestà, con costanza, con dedizione, con amore, queste cose arrivano agli altri per forza di cose. E quindi piano piano, anche sicuramente con fatica, ma prima o poi la strada tua la trovi. Quindi, come vedi, sono tutte cose paramusicali, no? Nel senso che poi alla fine oggi conta più questo, oggi devi essere più solido dal punto di vista personale. Poi lo studio, sono 2000 libri, c'è mille occasioni per capire quello che ti serve. Quello che poi magari non sei pronto è quello alla difficoltà che il mondo del lavoro porta, difficoltà del fatto di essere comunque sempre sotto pressione, sotto giudizio, è un lavoro molto instabile dove una persona insicura chiaramente è sempre messa in discussione da quello più bravo, da quello che lavora di più, da mille cose. Quindi
bisogna lavorare tanto sullo strumento e tanto su se stessi. Piano piano vai avanti per la strada. Ok. Allora, mi auguro che diciamo il rumore fuori campo del trapano non abbia rovinato l'ultima parte, ma spero che si senta lo stesso nel caso la sottotitolo. Non te la voglio far rifare perché era naturale, me le cose naturali sono belle così, poi dopo magari la correggiamo. E l'ennesima, diciamo, grande, secondo me, esperienza di un'intervista che poi è veramente un approfondimento su quello che è il mondo del basso elettrico che noi tutti amiamo e che veramente ci lega assolutamente in maniera eccezionale. Quindi, come ti dicevo prima, poi insomma volevo farti i complimenti, io faccio questa cosa molto volentieri, sia per, insomma, per stima, ma perché, come ti dicevo, secondo me è una cosa fondamentale il lavoro che tu stai facendo, quello di far conoscere i professionisti italiani ai ragazzi, che se c'è qualcuno che lo vuole fare per mestiere deve iniziare da chi lo fa nel proprio paese, non rivolgersi solo all'estero, perché comunque sono delle peculiarità tipiche, insomma, di cose che necessita un musicista italiano, che solo una persona che lavora qua può capire veramente, no? Faccio un esempio, in America, se tu sei un musicista con una sua personalità strana, particolare, è visto comunque come inapprezzato, tu suoni col basso messo per così, oppure c'ha le corde al contrario, magari non ti chiamerà Justin Bieber, ma è visto come una cosa positiva il fatto che tu ti sforzi di essere singolare, ok? In Italia non è proprio così, no? Quindi il fatto, bisogna riuscire a farlo, ma non in una maniera diversa, cioè omologandosi e cercando di dar fuori la propria personalità. Sono cose difficili da spiegare, che solo però venendo a contatto con chi lo fa in Italia, parlando del mondo del lavoro, puoi capire. Invece chiaramente oggi si tende a vedere sempre l'esperienza di Natanis, l'esperienza di Pino Palladino, che però non è la stessa cosa. Quindi il fatto che, insomma, ho visto, insomma, tante interviste a tanti colleghi bravissimi, è da lì che devi partire, perché da lì sono partito io mi sono trasferito 18enne e andavo a vedere Morricone, poi andavo a vedere, come ti dicevo, suonare Roberto Gallinelli, poi sentivo i dischi, sentivo Paolo Costa, non sono partito, poi chiaramente come tutti sentivo Pino Palladino, ma io quello che volevo diventare era un professionista nel mio paese, e quindi i riferimenti che ho cercato di avere, i riferimenti in quello che loro facevano qui, quindi voglio dire, sentire Mark King non mi avrebbe sicuramente aiutato, anche se lo studiavo, ma non era l'obiettivo. Perfetto, chiudiamo quindi con questa riflessione che poi, ecco, ci portiamo di dato. Ti ringrazio assolutamente, per assolutamente. Alla prossima, e grazie a tutti, a tutte e due le telecamere, e niente, buona musica come sempre. Ciao.